Oh ragazzi, oggi non sono riuscito a fare neanche un singolo video, proprio di una tranquillità generale disarmante. Allora, ora ci facciamo una bella passeggiata, molto serena, di domenica sera, e in tutto questo iniziamo anche a valutare com'è andata la settimana, come siamo messi dal punto di vista, insomma, degli iscritti, delle views. E non è andata benissimo, piccolo spoiler. Allora, in primis, se andiamo a vedere gli analytics, appunto, e guardiamo cosa dobbiamo vedere. Allora, se guardiamo le views, questa settimana abbiamo fatto 1567 views, che equivale a un 35% in meno rispetto ai 7 giorni precedenti. Calcolate che 7 giorni fa, appunto, anzi un paio di settimane fa, avevo fatto il video, quello dello stipendio, e lì era esploso, era scoppiato, un sacco di gente si era sintonizzata. E quindi niente, no, adesso la situazione è magra. Per quanto riguarda watch time, questa settimana in termini di ore di visualizzazione abbiamo fatto 71, 47% in meno rispetto ai 7 giorni precedenti. E poi, per ultimo, prendi, ok, per ultimo, in termini di iscritti, questa settimana ne abbiamo persi, mi sa. No, ne abbiamo guadagnati 5, 89% in meno rispetto ai 5 giorni precedenti. Quindi bene, ma non benissimo. Settimana abbastanza impegnativa anche dal punto di vista morale, perché ci sono dei casini con la casa, la situazione non finisce mai di stupirmi. Non sarò mai sereno, ragazzi. Quando riuscirò finalmente a prendere quel posto, o comunque capire cosa mi spetta, sarò finalmente una persona molto tranquilla. Probabilmente andrò a fare parapendio, paracadutismo, quello che serve, perché devo assolutamente, assolutamente pensare ad altro. Non ce la faccio più, mi sta proprio massacrando mentalmente dover pensare a gestire questi bambini dell'agenzia o del venditore che non fanno il loro lavoro o sono tartassato, e quindi comunque ugualmente non sereno. E quindi non vedo l'ora, anzi mi vedo anche i cappucci, non vedo l'ora che, perché fa un po' di freddino, non voglio ammalarmi, non vedo l'ora che finisca questo, quindi in primis. Secondis, cose positive invece di questa settimana, cioè che sono riuscito ad andare due volte in palestra. Oggi mi sono fatto una lunghissima passeggiata, infatti meno male, ogni tanto bisogna andare a sanare almeno fisicamente, sentirsi in pace con se stessi. E questa settimana l'abbiamo fatto tramite una bella passeggiata serale, e anche di oggi sono andato al parco, mi sono fatto, metti, 7-8 km a piedi. Però ci mettiamo anche questo obiettivo, che se no non mettiamo mai grand'angolo. 7-8 km a piedi. Poi, oltre a questo, oggi sono andato sulle Torricelle a giocare a ping pong, e questo sicuramente, insomma, un po' di movimento. Sono riuscito a vincere anche 5 partite, ci sta, che poi purtroppo successivamente ho bevuto un Campari, quindi da una parte è una coperta corta, da una parte fai sport e dall'altra devi bere, e quindi se io voglio togliermi sta cavolo di pancia devo iniziare a valutare con un po' più serietà l'alimentazione e il bere in generale. Con gli amici settimane fa è stato proposto di andare in barca, perché per il regalo di laurea un amico gli abbiamo regalato soldi per la patente da skipper, quindi patente nautica, e lui è riuscito a farsela, quindi tutto a posto. Di conseguenza, tra un paio di settimane vogliamo prendere una barca e andare all'isola d'Elba per un paio di notti, così 3 giorni, venerdì, domenica, per capirci, poca roba. Però c'è anche questo all'orizzonte, quindi domani devo fare il bonifico perché dobbiamo prenotare la barca, e potrebbe essere molto divertente, potrebbe essere decisamente molto divertente. Io l'ultima volta che l'ho fatto è stato 2 anni fa, esattamente 2 anni fa,
E vi dirò, l'ho fatto da Halloween e c'era il sole, abbiamo fatto il bagno, si stava proprio bene, nulla di cui lamentarsi. Quindi adesso fare un sequel, però con tutti i miei amici, cioè con tutti gli altri amici, perché l'altra volta ero solo io e quello che adesso è lo skipper, Dario, mentre stavolta ci sarà anche mio fratello e altri, dovrebbe essere molto piacevole, molto divertente. Quindi magari ora inizio a girarmi e iniziamo a tornare verso casa, che ne manca ancora un bel po'. E quindi questa dovrebbe essere sicuramente un'occasione in primis per pensare ad altro e quindi almeno staccare un po' la testa, ma io spero tra 2 settimane di essere sereno e quindi di non dover pensare alla casa e quant'altro. Cioè, spero di trovare insomma una soluzione a riguardo, spero di avere notizie dal fronte, principalmente dal venditore. Spero che sto perito, benedetto perito, riesca una volta per tutte ad andare in quella casa maledetta, perché ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Ho firmato la proposta di acquisto settimane fa e devo ancora ricevere uno straccio di notizia, rendiamoci conto, uno straccio di notizia. Quindi non il massimo, non il massimo. Potrebbe portare un po' di beneficio, ma staremo a vedere come va la situazione, ragazzi. Sono stufo di farmi aspettative, poi probabilmente rimarrò fregato, le cose non andranno, perderò tutti i soldi e sicuramente butterò via mesi di vita, perché la quantità di stress ultimamente, la quantità di stress che mi ha portato a prendere sta casa, o almeno a provare a prendere sta casa, è al di sopra della soglia del sopportabile, cioè decisamente. Comunque, invece, altra nota positiva, al lavoro sta andando tutto bene. Oggi abbiamo avuto la mia prima, abbiamo battezzato la giornata con il mio primo, come si chiama, straordinario, perché avevamo organizzato questa nuova gestione dei server aziendali che dovevano essere cambiate, quindi oggi partiva la modifica dei puntatori. E questa modifica insomma ha richiesto l'aiuto un po' di tutti per provare che i flussi funzionassero, vedere che i sistemi interni non dessero dei problemi. È andato tutto bene, cioè sono stato lì 1 ora e mezza a fare questa cosa. Avrei preferito uscire, anche perché in quell'ora e mezza era giusto il periodo in cui c'era un pochino di soletto, ma tutto sommato ero coi colleghi, quindi va bene così. Quindi ecco ragazzi, questa domenica principalmente è stato fuori, passeggiata, poi cucinato delle patate con il vitello, insomma fettine di vitello, tutto ragazzi al top, perfetto e tranquillo. A volte, come ben sapete, ci sono le giornate dove non c'è molto entusiasmo di fare cose, dove non si ha voglia, dove soprattutto non si vuole sempre stare dietro la videocamera, quindi solo in questo momento ora ci sto dietro per fare l'aggiornamento serale, ma se no oggi mi sono dedicato ad altro, un bene o male, ma a volte va così. E poi vi dico, non è che sia stressante, perché non lo è, però a volte mi piace anche farmi un pochino di detox. Dove dico no dai, non filmo, non mi metto lì, non faccio, me la tengo un pochino più per me, che poi non è che stia condividendo chissà cosa, francamente sono sempre io nella mia routine, nelle mie cose, e racconto un pochino la mia vita a me stesso, principalmente a me stesso, ma a volte, soprattutto anche quando si è con altra gente, non si ha molta voglia di includere le persone all'interno di questa piccola raccolta, di questo estratto della mia vita. Mamma mia, che roba. Vabbè, qua siamo Michael Bay, guardate questo flares, queste luci. Comunque ragazzi, ecco niente, quindi questa prima è un aggiornamento un po' di domenica. Io comunque vi ringrazio di questo supporto, enorme supporto che mi date, perché bene o male comunque c'è sempre una cinquantina, un centinaio di persone che guarda questi video, e mi fa super piacere, anche perché immagino di riempire
neanche dire riempie uno stadio, ma riempie magari un'aula, una canonica, qualcosa, c'è gente che non mi conosce e che è interessata a un po' alla mia vita, alla mia routine, a me fa super piacere. Quindi continuate a farlo, io vi invito a mettere un mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale, attivate la campanella se volete vedere questo tipo di video, che è come quello di oggi, insomma, non è che ci sia questo granché, ma fa sempre parte, insomma, delle mie serate. E noi ci vediamo domani alle 11, come al solito, sempre domani alle 11, ragazzi, dai, ci salutiamo.